Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. In collaborazione con Parliamo di moda, parliamo di accessori, parliamo del make-up, parliamo del total look. Quanto incide il total look e il make-up in un momento moda? Beh, diciamo che quello che racchiude, soprattutto una collezione, quando si parla di abiti, il nostro lavoro deve assolutamente chiudere il tutto, quindi anche l'ispirazione e la finalità del make-up dei capelli deve essere tutt'uno con quello che è la collezione, quindi gli stilisti ci danno le loro indicazioni e in base a quello noi andiamo a studiare ad hoc e personalizzare per ogni modella il trucco e i capelli. A cosa vi siete ispirati? Beh, stiamo parlando del genio, the genius of fashion, no? Lo dicono in America, è grazie a lui che l'Italia ha conquistato il mondo. Ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con Gianni in tantissime sue sfilate in America e a Milano, non a caso il tributo che stiamo facendo con H&M è proprio perché abbiamo vissuto insieme a lui le sue grandi sfilate. E questa collezione poi tra l'altro è una collezione privata degli anni 90, quindi tutti i capi originali. Ogni capo è unico, indossate dalle più grandi, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, e quindi è un'emozione, no? Curare l'immagine e il total look per questi abiti. Per fortuna abbiamo incontrato, per puro caso, il collezionista nascosto, aveva un tesoro nascosto, e gli abbiamo detto di tirare fuori questa collezione, una delle più importanti al mondo, e tra l'altro è napoletano, quindi è un grande pregio per Napoli avere il più grande collezionista degli abiti Gianni Versace anni 80 e 90. Quanto conta poi l'accessorio nella moda? Dico questo, noi che appunto con gli stilisti ci viviamo quasi quotidianamente, l'accessorio per uno stilista è diventato addirittura una prerogativa più importante dell'abito, perché hai detto bene. L'accessorio lo possono avere tutti, l'abito non è per tutti, soprattutto quello completa. Completa assolutamente, personalizza, quindi l'aspetto più importante della moda è la personalizzazione, quindi con un accessorio giusto la donna che si veste va a personalizzare anche un abito che è di collezione. Oggi questo tributo a un grande, forse al più grande, che da lì inizia l'alta moda italiana. Sono onorata, permettimi di dirlo, di essere presente questa sera. Come sai, io amo la musica in generale, ma specie quella napoletana, perché è quella che mi caratterizza, no? Sai che in preparazione il mio nuovo lavoro discografico, io sono felicissima. Diciamolo, come di si questo. È ancora un segreto, però vi svelo una piccola cosa con la produzione di Checco D'Alessio, quindi sarà una sorpresa molto molto bella, sì. Colgo l'occasione per salutare, ma salutiamo, voglio ringraziare Gigi, te, permettimelo. Anche Gigi, anche Tatangelo. Gigi, un bacio fortissimo. Dei grandi, sì. Dei grandi. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con te, ma voglio ringraziarti perché ho la possibilità di essere intervistata da una persona davvero tanto tanto straordinaria. Ma io sono sicuro che io e te ci vedremo anche al Festival di Sanremo. Oh, io incrocio le dita, mi raccomando. Certo, non canterai all'Ariston. Ah, vabbè, un parolone. Quest'anno? Noi ci prepariamo per arrivare a fare cose positive. Anche nel cinema l'abito ha sempre dominato la scena, oltre che la bravura dell'attore. Beh, è chiaro, l'abito ovviamente è fondamentale perché dà un carattere al personaggio ed è studiato apposta ovviamente per,
caratterizzare poi tutta come dire, il cast che compone un film, naturalmente. Quindi è fondamentale, come è fondamentale una serie, sono fondamentali una serie di accorgimenti che sono legati proprio alla moda italiana, che sono entrata nel cinema fin dagli anni 50 e naturalmente ancora persiste e continua. Tra poco inizia questa kermesse sul lungomare più bello del mondo, e non diciamo sciocchezze. E con gli abiti più belli del mondo. E dicevo, con gli abiti internazionali di uno dei grandi, uno che da lì è partita la scintilla per l'alta moda italiana. In effetti stasera abbiamo il piacere di avere con noi la collezione degli anni 90, in originale proprio quella degli anni 90, disegnata e prodotta da Gianni Versace. Che ha... mito. Il mito. Colui che ha portato la moda italiana nel mondo, ha vestito e ha inventato le top model, le varie Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, sono tutte icone della moda che sono nate attraverso gli abiti di Gianni Versace. Quindi poi anche la scelta, e saluto Lorenzo Crea, giornalista, di venire qui al Matchmore, Vanilla Caffè e il Nere, è una scelta indovinata. Sì, è una scelta che peraltro appartiene molto alla storia mia e di Claudio, della nostra amicizia e collaborazione, perché io ho conosciuto Claudio Palumbo in occasione delle finali nazionali del Look of the Year qua a Napoli, proprio facendo una bellissima sfilata davanti a questi locali. E ci siamo sempre ripromessi di riportare un grande evento a Napoli, ci siamo incontrati non meno di 10 giorni fa, e abbiamo deciso, diciamo, poi di fare un qualcosa in più per stasera, di creare anche una grande area press, tant'è vero che le vostre immagini possono testimoniare che ci sono alcune delle firme più importanti del giornalismo campano e nazionale, da Anna Paola Merone al Corriere del Mezzogiorno, Cerrino Cesara al Corriere dello Sport, ci sta Ernesto Esposito che è quello che ha creato le scarpe per Fendi e per Vuitton, ma tanti e tanti altri ancora che stasera sono qui e stanno scrivendo di un evento che davvero fa onore a questa città. E per il momento, da parte mia, per quel che mi riguarda, sono molto molto soddisfatto, ma credo che anche Claudio da questo punto di vista lo sia. I minuti sono sempre contati. Siamo contatissimi. Lo perché siamo già pronti. Punta la rovescia, 9-8. Stiamo dando fastidio alla sfilata. Siamo tra Capodanno, siamo proprio al 3-2-1. Al 3-2-1, e allora facciamo partire questo sogno italiano, tutto italiano, griffato Gianni Versace.